la Germania accettò la resa della Francia. Fu il più grande trionfo di Hitler. E anche l'ultimo. Alla firma di questo trattato, i soldati tedeschi furono autorizzati a commettere ogni crimine per assecondare l'idea fissa di Hitler: creare uno spazio vitale verso est. La firma della resa della Germania pose invece fine all'incubo nel quale era caduto il paese e il mondo. Il generale Keitel alla fine dichiarò di essere stato un soldato che eseguiva soltanto degli ordini. Er war eine durchaus imponierende Erscheinung, kerzengerade, groß, ernst, gut aussehend, und rein äußerlich war er wirklich, also der wirklich ein preußischer General. Il generale Wilhelm Keitel fu a capo dell'alto comando della Wehrmacht. Prese parte a una guerra criminale nella quale obbedì a un folle. Avrebbe potuto accorgersi della sottile differenza che intercorre tra ordini leciti e immoralità? Der Keitel, der war ein braver Lakai seines Herrn und hieß ja auch so, er hieß Lakaitel. Wir nannten ihn nur so, der Lakaitel. Es ist tragisch, einsehen zu müssen, dass das Beste, was ich als Soldat zu geben hatte, Gehorsam und Treue für nicht erkennbare Absichten ausgenutzt wurde. Keitel was a yes man. He worshipped Hitler in every way. He considered Hitler a military genius. He never disagreed with Hitler in any way. Wilhelm Keitel intraprese la carriera militare in Germania. Prestò il suo primo giuramento al Kaiser, convinto che il mondo dovesse seguire l'esempio degli ufficiali tedeschi che non facevano mai domande. Soldati ubbidienti proprio come Keitel. Als Sekretärin hat man ja so ein bisschen ein Gespür dafür, wofür sich ein Chef noch interessiert. Also sagen wir mal über für Musik oder für Religion oder für Philosophie oder für Architektur. Also nein, man hatte das Gefühl, er ist wirklich nur Soldat. Quest'uomo fece tanta strada. Durante la Prima Guerra Mondiale, Keitel fu il più giovane generale di brigata dell'esercito, un abile burocrate lontano dal fronte. Non pensò mai che la guerra potesse essere persa. Keitel pensò che la rivoluzione del 1919 non fosse stata causata dalla sconfitta, ma che fosse la causa di una pugnalata alle spalle. Così scrisse alla moglie: «Grazie a Dio siamo ancora abbastanza giovani per ricostruire ciò che in pochi giorni è stato distrutto da un'insensata stupidità». In attesa che i tempi maturassero, rilevò la fattoria dei genitori ai piedi delle montagne di Harz. Ma la sua famiglia non lo seguì in quell'impresa. Er wäre gerne Landwirt geworden, aber als sein Vater starb, dann tauchte die Frage auf, ob er jetzt das Gut übernehmen sollte. Aber das scheiterte an den Frauen, denn seine Mutter war noch da, seine Schwester auch noch da. Das wäre nicht gut gegangen, das hat darauf verzichtet. Sua moglie però non voleva essere la sposa di un contadino. Berlino divenne la capitale della Repubblica di Weimar. Il Trattato di Versailles limitò il numero complessivo dei soldati dell'esercito a 100.000 unità. Ben presto ci riscatteremo, pensò Keitel. Al Ministero del Reichswehr
Keitel lavorò duramente nel tentativo di aumentare segretamente le dimensioni dell'esercito. L'esercito aveva il divieto di addestrarsi con armi pesanti, quindi utilizzò armi di legno e cartone. Il militare pianificò nell'ombra il nuovo conflitto, rivedendo i confini orientali della Germania, questa volta con armi vere e 100 divisioni. Aveva però bisogno di collaboratori per il suo piano segreto. Keitel kam 1929 ins Truppenamt und wurde dort Leiter der Organisationsabteilung für 3,5 Jahre und wurde damit zu einer Schlüsselfigur der gesamten Wiederaufrüstung. Keitel progettava un nuovo futuro, mentre altri rimuginavano sui giorni di gloria passati. Anche se era un ufficiale qualunque. Reizend, nett, sehr liebenswürdig, sehr korrekt und ein blonder Germane, bei dem man, der eine irgendwie, ich möchte beinahe sagen, sonnige Ausstrahlung hatte. Ob es ihm immer so zumute war, weiß ich nicht, aber so schien es. Questa fotografia immortala un momento di una carriera che sarebbe potuta finire diversamente. Gli ufficiali non apprezzavano la Repubblica di Weimar. Il Kaiser veniva ancora onorato e omaggiato dagli ufficiali. Keitel e i suoi camerati aspettavano l'uomo che trasformasse i loro sogni in realtà. Hitler era l'uomo giusto? Il caporale in calzone alla zuava sarebbe stato una guida attendibile? Quest'uomo si dimostrò un valido compagno. L'esercito russo di Stalin e il Reichswehr testarono i nuovi carri armati insieme e in segreto. Durante un viaggio ufficiale in Russia, Keitel disse con entusiasmo: «Il sistema comunista è una specie di fanatismo religioso. Solo chi lavora ha il diritto di vita». Ben presto il fanatismo nazionalista conquistò la Germania. Keitel non era ancora un nazista, ma nel luglio del 1933 si incontrò con Hitler. In seguito sua moglie scrisse: «Uscì da quell'incontro come ringiovanito, pieno di energie e di entusiasmo per Hitler. Aveva uno sguardo entusiasta». Keitel era in estasi e decise di mettersi al servizio di Hitler, inizialmente come braccio destro di Blomberg, ministro della difesa. I remember very vividly his telling me one time that when he and his sons in uniform or walk down the Kurfürstendamm, the people would turn and stare at them because they made such an impressive, such a magnificent impression because they were typical Prussian officers. And he was very proud. In Prussia, chi non avesse cooperato con le direttive di Hitler sarebbe stato perseguitato. La Wehrmacht cooperò. Keitel mirava a questo. Il motto «Führer comanda e noi eseguiremo» si impose fortemente nell'esercito. Keitel consegnò i soldati, politicamente sospetti, alla Gestapo. Perché vennero consentite simili persecuzioni? Die hier dann nun einsetzende Vergrößerung, Aufrüstung, 36 Divisionen, und das war ja nicht nur das, sondern da war man derartig beschäftigt, dass man also alles über alle anderen Dinge gar nicht groß nachdachte und groß nachdenken wollte. Das jetzt nicht als Ausrede, sondern also als Tatsache, nicht wahr? Il regime abbagliò la Germania con pane e parate. Le Olimpiadi del 1936, il Festival della Pace, vennero diretti da un guerrafondaio. Keitel organizzò il villaggio olimpico e come ricompensa ottenne il permesso di entrare allo stadio accompagnando Hitler. Poco prima dell'inizio delle Olimpiadi, Hitler disse: «Entro 4 anni la Germania dovrà essere pronta per la guerra». Una donna sostenne la carriera di Keitel, Grete Grun. Nel 1938 il capo di Keitel, Blomberg, volle sposarla. Per il militare di grado più elevato del Reich fu una seconda gioventù. Die Altersliebe, das hat schon andere Leute auch geschmissen, wie den Blomberg. Aber der Blomberg hat ja doch
die Idee gehabt, den Staatschef dann zu bitten, weil er schon wusste, wer sie war, dass er als Trauzeuge kommt. Und Hitler sagt, jawohl, da komme ich als Trauzeuge. Und der Reichsmarschall, der soll der zweite Trauzeuge sein. I due uomini più importanti del Terzo Reich amavano partecipare ai matrimoni. Avevano già celebrato, infatti, il matrimonio di Göring. Da un archivio della Buon Costume saltò fuori una vecchia confessione. La neo signora Blomberg aveva posato per delle fotografie pornografiche. Es war untragbar. Die Offiziere haben sich fast geniert, dass sowas passiert ist, nicht? Zumal die eben auch einen sehr schlechten Ruf hatte. Wenn das nun noch was gut bürgerlich oder so gewesen wäre, dann wäre es aber, naja, also mein Gott, wie sich Männer mal verlieben. Prima che lo scandalo divenisse pubblico, il capo della polizia di Berlino, Eldorf, tentò di porvi riparo. Documenti in mano, si recò da Keitel per risolvere il problema tra gentiluomini. Keitel però non riuscì a trovare una soluzione accettabile. Da war er anscheinend überfordert. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, denn es war kein anderer da, das hätte erledigen können, nur er, und das wäre keine große Schwierigkeit gewesen. Hitler, invitato speciale al matrimonio, venuto a sapere dello scandalo, approfittò immediatamente della situazione. Blomberg doveva andarsene e con lui i generali ai suoi ordini. Hitler perciò assunse il controllo diretto della Wehrmacht. Vorgesetzter von mir hat in unserem Casino unter Tränen gesagt, heute hat man uns das Rückgrat gebrochen. Und so haben wir das auch empfunden. Al posto dei militari che vennero congedati, Hitler nominò un altro generale, il capo dell'alto comando della Wehrmacht, Wilhelm Keitel. Ciò che favorì il consenso del dittatore fu il limite dei suoi orizzonti. Bei Keitel hatte ich immer das Gefühl, das ist ein Soldat, der aber von Politik, also mit Politik eigentlich nicht sehr verbunden ist und der also auch von Politik nicht viel wissen will. Non c'era più un ministro della guerra. Keitel avrebbe rivestito quell'incarico. I suoi subalterni però riconobbero che non era all'altezza di svolgere il suo compito. Keitel, hätten wir gesagt, der Ausstrahlung nach könnte er Frühstücksdirektor sein oder vielleicht in einem Museum, Museumsdirektor. Keitel assecondò i voleri di Hitler. Le prime annessioni politiche furono un successo. In Austria il territorio dei Sudeti, poi la Cecoslovacchia. Ma qui non ci fu niente per cui rallegrarsi. Sparatorie e cannonate nelle strade di Praga, il preludio della violenza della guerra imminente. Keitel tenne per sé le perplessità degli altri generali. A ricompensa dei suoi servigi ricevette ad honorem la medaglia d'oro del partito per i membri della vecchia guardia. Ora il lacchè del Führer occupava finalmente un posto in prima fila in occasione del 50° compleanno di Hitler. Fu allestita la più grande parata militare che Berlino avesse mai visto, a copertura di menzogne sempre più infami. Kein Volk kann sich mehr nach Frieden sehnen als das Deutsche. Il 1° settembre 1939 avvenne l'invasione della Polonia. Le tattiche della Wehrmacht furono combinate con i piani elaborati 10 anni prima da Keitel, il discepolo di Hitler. I carri armati avrebbero affrontato la cavalleria della Prima Guerra Mondiale. Keitel, a conoscenza delle inadeguatezze delle sue armi, temeva un combattimento su due fronti. La vittoria della Guerra Lampo però lo rassicurò. Mancava soltanto la dichiarazione ufficiale di guerra. Keitel sedeva alla sua scrivania progettando il futuro della Germania. Hitler dava gli ordini, Keitel li eseguiva. Le aree occupate sarebbero state ripulite dai sabotatori e dagli ebrei, in modo spietato. Dietro le linee cominciarono gli omicidi delle squadre speciali delle SS, le Einsatzgruppen. I soldati della Wehrmacht arrivavano al loro seguito. Ein Hauptmann, also ein deutscher Offizier,
der sagt, ach, das sind die Juden, die müssen weg. Und einer von den Lanzern, der hat die gewiesen, ja, die sollen da zur Tür herausgehen. Nein, das sei noch genug, sagte der Hauptmann. Nahm irgendeinen Stock, den er zufällig da bei einem Lanzer entdeckt hatte, und drasch aus Leibeskräften auf die Frau rein. Leuchtenden Auges und in ausgezeichneter Disziplin ziehen unsere Soldaten an ihrem obersten Befehlshaber vorüber. Man sieht diesen Männern nicht an, dass sie direkt aus dem Kampf kommen, dass sie ungeheure Gewaltmärsche und schwerste Strapazen hinter sich haben. Si doveva tacere su quanto accadeva nelle retrovie o su quanto si sapesse dei reali scopi del Führer. Sicherlich hat es Gerüchte gegeben und der eine oder andere hat irgendwas gesehen oder gehört. Aber wir hatten ja mit der Front zu tun. Wir konnten nun nicht also jetzt da versuchen, hinten auf Sachen zu achten, die da vorgingen. In pochi osarono porre domande dirette, vedendo la velocità con la quale la Wehrmacht aveva conquistato mezza Europa. La guerra lampo. Una rapida vittoria anche in Francia. Keitel celebrò Hitler come un geniale stratega di guerra, proprio come tutti gli altri gerarchi. In der Abgeschlossenheit seines Hauptquartiers verfolgt der Führer jede Bewegung seiner Truppen. Fu istituito il culto della personalità di Hitler. Keitel stilò il primo rapporto della Wehrmacht. Die Initiative dieser gigantischen Operationen liegt ausschließlich in der Hand des Führers. Il discepolo si mise in buona luce. An seiner Seite Generaloberst Keitel und Generalmajor Jodl. Keitel assaporò la gloria della vittoria, ma lui era veramente a capo dell'alto comando della Wehrmacht? Eigentlich nicht, denn wurde auch von Hitler eigentlich nur auf administrative, allenfalls Rüstungsfragen angesprochen, während alle strategischen Fragen, die das Oberkommando der Wehrmacht betrafen, von Jodl beantwortet und auch bearbeitet wurden. Lo stratega della Wehrmacht di Hitler, Alfred Jodl, sapeva che i suoi superiori erano dilettanti, ma raramente espresse la propria opinione. Jodl war viel zu loyal. Er fühlte sich nun mit Keitel sozusagen in einem Boot sitzend, mitten auf der Flut. Und da sollten die nur ein Beispiel auch der Kameradschaft geben. I camerati organizzarono uno spettacolo per la vittoria sulla Francia, che si svolse proprio dove un tempo la Germania dovette firmare l'armistizio. Hitler fece solo una piccola apparizione. A Keitel venne permesso di rappresentare il comandante supremo del Reich, festeggiando la rivincita del 1918. Am 3. September 1939 haben England und Frankreich wieder ohne jeden Grund an Deutschland den Krieg erklärt. Nun ist die Entscheidung der Waffen gefallen. Questa costituì una notevole distorsione dei fatti, ma il generale discepolo di Hitler fu nominato Feldmaresciallo. Feldmaresciallo war mir ein bisschen zu viel für ihn, nicht? Generaloberst war schon sehr schön. Il nuovo grado avvicinò ulteriormente il discepolo al maestro, al punto che poteva stargli al fianco ogni giorno. Keitel coniò l'espressione «il più grande comandante di tutti i tempi». Die wurde natürlich lächerlich gemacht. Also wir haben dann immer vom Gröfatz gesprochen und das strategische Genie hat sich ja dann, Hitlers hat sich ja dann in den Weiten Russlands auch sehr schnell verflüchtigt. Hitler cercò nuovo spazio vitale all'est nelle distese della Russia. Dichiarò guerra contro l'Unione Sovietica, nonostante molti generali lo avessero cautamente avvertito di non farlo. Keitel all'inizio ebbe alcuni dubbi, che riportò in un memorandum. Si ricordò dell'impresa di Napoleone, ma continuò ad obbedire, sebbene conoscesse i reali obiettivi di Hitler. Una guerra destinata a infrangere ogni regola, ogni moralità, ogni legge internazionale. La sua guerra razziale,
una guerra d'annientamento totale. Keitel riportò a Lobel-Salzberg, l'alto comando militare, sotto forma di ordini, le idee maniacali di Hitler. Il discepolo così divenne un criminale di guerra senza scrupoli. Il decreto giurisdizionale fu ordinato da Hitler e firmato da Keitel. I soldati tedeschi che avessero depredato o assassinato in Russia non sarebbero stati perseguiti legalmente, avevano carta bianca. Con questo tipo di arma in tasca, la Wehrmacht lanciò l'offensiva per la conquista della Russia. Patriottiche canzoni servivano a risvegliare l'entusiasmo e la fiducia nella vittoria della Germania. I canti servivano anche a distrarre dal reale scopo dell'aggressione militare. Non volevano liberare, ma annientare i russi. Le prime vittime furono i commissari del popolo dell'esercito russo. Il decreto sui commissari fu redatto da Hitler e firmato da Keitel. I commissari del popolo catturati in combattimento, come quelli che oppongono resistenza, saranno fatti fuori immediatamente con qualunque arma. Ich glaube, dass außerordentlich viele, vor allen Dingen von den hohen Truppenführern wohl alle, den Befehl gekannt haben. Und dieser Befehl war ein kleiner Mordbefehl. Da gibt es kein anderes Wort dafür. Keitel sapeva che qualcuno si faceva scrupoli a eseguire gli ordini nella Wehrmacht. Il decreto sui commissari venne consegnato in maniera informale. Molti ne approfittarono per non eseguirlo. Und eines schönen Tages werde ich angerufen von dem Chef des Stabes und sagte: Kimmerzek, wir geben diesen Befehl gar nicht weiter. Sie werden davon hören. Wir erwarten nicht, dass befolgt wird. Und in den Papieren und Befehlen der 6. Panzerdivision erscheint nicht mal das Wort Kommissarbefehl. Und so ist es nicht überall, aber an vielen Stellen gewesen. An anderen ist es tatsächlich durchgegangen. I prigionieri che non vennero fucilati affrontarono un destino terribile. Non si fece nulla perché potessero sopravvivere al gelo della steppa. 2 milioni morirono solo nel primo inverno della guerra. Non c'era in questo alcuno spirito di corpo. Im Lager gab es keine Baracken, nichts. Sie lebten in Erdlöchern. Jeder hob sich ein Erdloch aus. Und jeden Morgen, es gab ein spezielles Kommando, wurden Leichen gesammelt. 30 bis 40 Mann, das war die Norm. I prigionieri si trovarono sotto l'egida di Keitel. Quando un comandante decise di fermare gli stermini di massa, Keitel scrisse: «Tali preoccupazioni fanno parte di una guerra cavalleresca. Qui invece stiamo attuando l'annientamento del mondo. Per questo motivo approvo simili strategie militari». Simili commenti avrebbe potuto farli Hitler. Il fronte orientale sarebbe stato implicato da simili decisioni. Es gab in unserer Einheit einen jungen Soldaten, der immer für die Rückführung von Gefangenen eingesetzt wurde. Später hörten wir, dass er nach 1 Kilometer eine geballte Handgranatenladung in den Trupp warf und dann kehrte er zurück und die Gefangenenrückbringung war erledigt. Das löste ganz große Empörung aus, vor allem deswegen, weil wir uns an den 5 Fingern abzählen würden, dass man es mit uns genauso machen würde, wenn wir in Gefangenschaft kommen würden. Non potevano sapere che quelle linee sarebbero state ancora a lungo il loro quartier generale. L'operazione Barbarossa si sarebbe dovuta concludere a Natale. Al riparo sotto metri di acciaio rinforzato, Hitler e i suoi complici erano tagliati fuori dalla realtà. Mosca avrebbe accettato un compromesso per liberare i prigionieri? Forse. Milioni di soldati tedeschi però vennero di fatto condannati a morte. Trascorsero il Natale fuori Mosca, dove subirono la prima grande sconfitta. Fu l'inizio della fine. Hitler biasimò i suoi generali, nominando se stesso comandante supremo dell'esercito. Keitel fu il capro espiatorio ideale. Insultato dal Führer, diede le dimissioni e contemplò l'ipotesi del suicidio. Un altro laché di Hitler, però, lo dissuase dal suo intento. Vor ihm auf dem Schreibtisch lag seine Pistole,
die ich persönlich weggenommen habe. Era stato ferito nell'orgoglio o nell'onore? Ad ogni modo, si concesse un ultimo segno di ribellione. Keitel hat sich eben doch letztendlich immer wieder dem starken Willen Hitlers eben untergeordnet, nicht? Und wenn er weg wollte und der Hitler gesagt hat, nein, Sie bleiben bei mir, und meistens hat er es ja dann auch mit einigen zuckersüßen Worten, also dann dazu dann noch ein bisschen dazu beigetragen, dass Keitel dann seinen Abschiedsgesuch dann wieder zurückgenommen hat, nicht? Ora avrebbe preso parte fino alla fine alla disfatta del Reich. Gli restava soltanto la fede cieca in Hitler, senza altri scrupoli e opinioni personali. Dann gab es am Lagertisch von Hitler eine Auseinandersetzung, und das kriegte Keitel da hinten, also weiter weg, im selben Raum, aber weiter weg, irgendwie mit. Und sagte dann von hinten, und ich habe es eben selber gehört und gesehen, sagte, ohne überhaupt zu wissen, worum es geht, jawohl, Sie haben ganz recht, mein Führer. Ich höre ihn noch. Accettò ogni cosa dal suo maestro, persino la guerra totale. Era perfettamente a conoscenza delle nefandezze che avvenivano nel Reich, come le azioni criminali dell'Einsatzgruppen di Himmler. E la sorte dei soldati al fronte? E lo sterminio degli ebrei? Es wird immer angenommen, dass wir Soldaten hätten wissen müssen von den Verbrechen, die im rückwärtigen Gebiet passieren. Ich bin ein gläubiger Mensch und ich kann nur sagen, bei meinem Eid vor Gott, ich habe es nicht gewusst. Ich habe die Kenntnis von den Dingen erst im Gefangenenlager bekommen. Sapevano ogni cosa? Ignoravano tutto? Non volevano sapere? L'Einsatzgruppen dipese dall'assistenza della Wehrmacht. Wenn die um Hilfeleistung suchten, dann musste dem zur Folge lassen. Dadurch sind eben auch hier und dort Armeetruppenteile, Sicherungsteile mit auch einbezogen worden in solche Dinge. Progetti, doveri speciali, assegnazioni. Ecco i sinonimi ufficiosi per il termine massacro. Da wurden Freiwillige zum MG-Einschießen gesucht und da meldete sich niemand, weil man ein unbehagliches Gefühl hatte, MG-Einschießen bei einer anderen Einheit, das war nicht glaubwürdig. Einer hat sich gemeldet, der zurückkam und viel Alkohol mitbrachte und erzählte, es wären Gefangene erschossen. Le esecuzioni di civili, partigiani, ostaggi, filmati da un soldato tedesco in Serbia. Wie fühlen Sie sich da? Da fühlen Sie sich nicht als Soldat, sondern als Mörder. Ich habe mich als Mörder mit gefühlt. Ich habe gesagt, wie kann man bloß unschuldige Menschen über den Haufen schießen, die gar nichts damit zu tun haben. Und da habe ich dann gesehen, wie die ihr eigenes Loch, die mussten eigene Loch erstmal graben, dann wurden sie da hingestellt und wurden erschossen. Und ich sollte auch schießen. Ne? Da habe ich daneben geschossen. Mit Mutwillen habe ich daneben geschossen. Non tutti ebbero il coraggio di disubbidire. Queste immagini non furono mai proiettate nel bunker di Hitler. Questi assassini pantofolai si tennero a distanza dalle azioni che ordinavano. Lo stesso Keitel non assistette mai ad alcuna fucilazione. Maestro e discepolo si servirono di giovanissima carne da macello per mettere in pratica, ancora una volta, i geniali piani del più grande comandante di tutti i tempi. Die gute Führung erkennen Sie daran an der Höhe der Verluste. Nicht? Ein Sinn und Absicht der guten Führung vorne an der Front ist immer, etwas zu machen mit voraussichtlich
so geringen Verlusten wie möglich. Das war ihm ganz egal. Nelle retrovie si verificarono le maggiori perdite. La guerra contro i partigiani fu brutale ed amara per tutti. Keitel pretese una durezza spietata perfino contro donne e bambini. Se i partigiani fuggivano alla cattura, si doveva comunque terrorizzare la popolazione locale. Interi villaggi vennero dati alle fiamme. Furono persino girati dei film in cui si mostravano le atrocità dell'esercito rivolte agli inermi. Vennero colpiti i civili, favorendo così la causa dei partigiani. Hitler esigeva ancora più durezza. Per ogni soldato tedesco ucciso, sarebbero stati uccisi 100 ostaggi. Keitel obbedì agli ordini, senza il benché minimo scrupolo. La guerra si accanì nel 1944 contro le città tedesche. Un temporale di fuoco colpì indistintamente soldati e civili. Il fronte occidentale soccombeva davanti agli alleati. La Germania doveva combattere una guerra su due fronti. Sul fronte orientale un'intera armata venne fatta prigioniera. Perché continuare a combattere? Keitel sapeva da molto tempo che sarebbe stato impossibile vincere, ma come altri camerati sperava che l'assalto del nemico prima o poi finisse. Du lässt recht, die Parole über Gräber vorwärts. Il pianto di guerra di Hitler era costituito dal sangue dei soldati morti per i suoi piani. Man wehrte sich gegen die Vorstellung, den Krieg zu verlieren bis zuletzt. Wir wurden ja mit einer Propagandawalze überrollt, Sieg oder bolschewistisches Chaos, der man kaum widerstehen konnte. Man war also zum Schluss in einer Auffassung, wo man sagte, entweder siegen wir oder wir gehen unter. In pochi scelsero una soluzione alternativa. Il 20 luglio 1944 il colonnello Stauffenberg volò fino alla sede centrale dove si trovava il Führer. Nella sua valigetta era contenuta una bomba per uccidere Hitler. Per eludere la sicurezza, l'assassino aveva bisogno di un aiutante che agisse nell'ombra. Stauffenberg ging in Begleitung von Keitel und bei uns bestand die Vorschrift, alle Personen, die in Begleitung von Keitel kamen und wollten in den Sperrkreis eintreten, brauchten wir nicht zu kontrollieren. Il tentato omicidio andò a vuoto. Keitel abbracciò Hitler balbettando «Mein Führer, lei è vivo». Hitler considerò la sua salvezza un segno della provvidenza e giurò vendetta ai suoi nemici. La polizia era un altro lavoro che competeva a Keitel. Il suo tribunale, l'Ehrenhof, espulse i cospiratori dalla Wehrmacht, così che potessero essere condannati dal Tribunale del Popolo e quindi impiccati. Die Mitglieder des Ehrenhofes waren äußerst willige Vollstrecker Hitlers und haben, und das nehme ich ihnen eigentlich übel, auch Leute geopfert, wo es nicht unbedingt notwendig gewesen wäre. Furono sacrificate le vittime più fragili, le ultime riserve, vecchi uomini che avevano già rischiato la vita nel corso della Prima Guerra Mondiale, ma anche donne e bambini. Keitel era al comando di questo tipo di armata e pretendeva una ferrea disciplina. Chiunque si fosse sottratto alle fasi finali del conflitto sarebbe stato giustiziato. Il discepolo di Hitler offrì una generosa taglia di 500 marchi per la cattura di ogni disertore. Un filmato documenta l'avanzata dell'esercito americano che incontra un soldato tedesco impiccato dai suoi stessi camerati. Uno dei 25.000 soldati uccisi per volere di Keitel. I complici di Hitler erano senza scrupoli e durante le riunioni quotidiane avevano bisogno di credere ardentemente nei loro auspici. Quando finalmente qualcuno ebbe il coraggio di dire la verità, la follia dettava ormai legge.
8.000 aeroplani sovietici sono pronti a levarsi in volo contemporaneamente, riferì Guderian, il capo del personale. Da unterbrach ihn der Reichsmarschall, also Göring, und sagte ihm, sagte, mein Führer, glauben Sie doch das nicht, das sind doch alles nur Attrappen, so viele Flieger haben die Russen gar nicht. Und Keitel schlug also mit der Faust auf die Karte und sagte, also wirklich wieder besseres Wissen, mein Führer, der Reichsmarschall hat recht. Resoconto dell'attacco. Obiettivo Berlino. La guerra tornò a colpire il luogo in cui precedentemente se n'era perso il controllo. Le ultime immagini dei cinegiornali ritraggono un uomo ammalato che tenta di far appello all'eroismo del suo paese. Nel bunker del Führer, sotto la cancelleria del Reich, il buon senso era del tutto esaurito. Tutto era ormai perduto. Alla Wehrmacht rimaneva solo l'asso nella manica, il Tabun, 12.000 tonnellate di micidiale gas nervino. Molte di queste tonnellate di gas giacciono ancora oggi sul fondo del Baltico. Goebbels esortò a impiegarlo, ora o mai più. Keitel ordinò che i container di gas venissero portati nel cuore del Reich, pur sapendo che il micidiale carico sarebbe potuto essere facile bersaglio in qualunque momento dei piloti alleati. Keitel voleva dare il via a una possibile guerra chimica? Das wäre in einem Umfang gewesen, wo man höchstens den anderen herauslockt, nun seinerseits die Gaswaffe einzusetzen. Und das wäre katastrophal gewesen. In der damaligen Zeit vielleicht so, wie man heute über einen Atomkrieg denkt. Persino Hitler nel suo bunker a prova di gas si sottrasse a questa eventualità. Il Führer diramò un dispaccio mentre il suo discepolo desiderava procedere con le operazioni militari. Keitel und Jodl haben ihm vorgeschlagen, er möchte doch nach Berchtesgaden gehen und von dort aus also dann die Operationen führen. Und das hat er abgelehnt und hat daraufhin dann Keitel und Jodl den Auftrag gegeben, die in Anführungsstrichen die Schlacht um Berlin zu koordinieren. Keitel finalmente era comandante supremo e portò l'esercito sotto la guida di Wenck. Hitler pensava che questi uomini gli avrebbero permesso di liberare la capitale del Reich. Essi però desideravano semplicemente sopravvivere alla guerra. Wenck hat es sich angehört und hat sich gesagt, lass den quatschen, das hat gar keinen Sinn. Kannst das nicht umsetzen, denn das, was der verlangt, kannst du nicht. Il 30 aprile 1945 Keitel fece di nuovo rapporto a Hitler nel bunker. È stato fatto tutto il possibile, la situazione è senza speranza. Fu l'ultimo rapporto di Keitel, dopodiché Hitler si suicidò. Una settimana più tardi, l'8 maggio, Keitel, a modo suo, siglò la fine di quella terribile vicenda. A Berlino, presso il Karlshorst, venne firmata la resa incondizionata, una mera formalità. Il feldmaresciallo ebbe solo un piccolo ruolo, perché non c'era nulla su cui si potesse negoziare. I vincitori lo stavano aspettando al varco. Alle 23 in punto le armi furono abbassate, ma Keitel si presentò solo dopo la mezzanotte. Il suo saluto non fu ricambiato e neppure il suo grado militare venne onorato. I described him as looking more like the victor than the vanquished. He put a monocle in his eye. He was thoroughly, he looked really as though he had not lost the war. La firma di Keitel sul documento di resa pose formalmente fine alla guerra d'aggressione, nella quale lui aveva avuto un ruolo importante. La Germania era in ginocchio. Gli uomini o si trovavano in prigionia o erano morti. La guerra in Europa era costata 40 milioni di vite. Chi si sarebbe preso la responsabilità di tutto questo? Keitel pensava davvero di essere innocente? He considered himself a military man and he was accepting responsibility
for military decisions, but if they were military decisions that could lead to his conviction, then they became Hitler decisions. Un film documento eseguito nei campi di concentramento e visionato nell'aula del tribunale di Norimberga fece luce sul suo vero ruolo. Die meisten haben gesagt, nee, das ist gestellt, das war nicht wir. Keitel hat geweint, als man ihm zeigte, wie Bulldozer die Leichen in Dachau zusammenschachten. La vista di quell'inconcepibile crimine angosciò il discepolo di Hitler. Keitel fu così condannato a morte. Egli avrebbe voluto rilasciare un'ultima dichiarazione ufficiale, ma Göring glielo impedì e lui obbedì, come sempre, al volere dei suoi superiori. Fedele anche nella morte al giuramento di fedeltà prestato a Hitler. Ich habe geglaubt. Ich habe geirrt. Und war nicht imstande zu verhindern, was hätte verhindert werden müssen. Das ist meine Schuld. Keitel provò del rimorso sincero, ma troppo tardi. It was the most impressive statement made by any of the defendants at the Nuremberg trials. It admitted that he was guilty. He took on the guilt. La sua ultima richiesta fu di essere fucilato come un soldato, ma Keitel venne impiccato, come tutti gli altri imputati condannati a morte. Il suo cadavere fu cremato e le sue ceneri furono disperse sulle acque del fiume Isar. Geben diesen Befehl gar nicht weiter. Sie werden davon hören, wir erwarten nicht, dass er befolgt wird. Und in den Papieren und Befehlen der 6. Panzerdivision erscheint nicht mal das Wort Kommissarbefehl. Und so ist es nicht überall, aber an vielen Stellen gewesen. An anderen ist es tatsächlich durchgegangen. I prigionieri che non vennero fucilati affrontarono un destino terribile. Non si fece nulla perché potessero sopravvivere al gelo della steppa. 2 milioni morirono solo nel primo inverno della guerra. Non c'era in questo alcuno spirito di corpo. Im Lager gab es keine Baracken, nichts. Sie lebten in Erdlöchern. Jeder hob sich ein Erdloch aus. Und jeden Morgen, es gab ein spezielles Kommando, wurden Leichen gesammelt. 30 bis 40 Mann, das war die Norm. I prigionieri si trovarono sotto l'egida di Keitel. Quando un comandante decise di fermare gli stermini di massa, Keitel scrisse: «Tali preoccupazioni fanno parte di una guerra cavalleresca. Qui invece stiamo attuando l'annientamento del mondo. Per questo motivo approvo simili strategie militari». Simili commenti avrebbe potuto farli Hitler. Il fronte orientale sarebbe stato implicato da simili decisioni.
Es gab in unserer Einheit einen jungen Soldaten, der immer für die Rückführung von Gefangenen eingesetzt wurde. Später hörten wir, dass er nach einem Kilometer eine geballte Handgranatenladung in den Trupp warf und dann kehrte er zurück und die Gefangenenrückbringung war erledigt. Das löste ganz große Empörung aus, vor allem deswegen, weil wir uns an den fünf Fingern abzählen würden, dass man es mit uns genauso machen würde, wenn wir in Gefangenschaft kommen würden. Non potevano sapere che quelle linee sarebbero state ancora a lungo il loro quartier generale. L'operazione Barbarossa si sarebbe dovuta concludere a Natale. Al riparo sotto metri di acciaio rinforzato, Hitler e i suoi complici erano tagliati fuori dalla realtà. Mosca avrebbe accettato un compromesso per liberare i prigionieri? Forse. Milioni di soldati tedeschi però vennero di fatto condannati a morte. Trascorsero il Natale fuori Mosca, dove subirono la prima grande sconfitta. Fu l'inizio della fine. Hitler biasimò i suoi generali, nominando se stesso comandante supremo dell'esercito. Keitel fu il capro espiatorio ideale. Insultato dal Führer, diede le dimissioni e contemplò l'ipotesi del suicidio. Un altro lacchè di Hitler, però, lo dissuase dal suo intento. Vor ihm auf dem Schreibtisch lag seine Pistole, die ich persönlich weggenommen habe. Era stato ferito nell'orgoglio o nell'onore? Ad ogni modo, si concesse un ultimo segno di ribellione. Keitel hat sich eben doch letztendlich immer wieder dem starken Willen Hitlers eben untergeordnet. Nicht? Und wenn er weg wollte und der Hitler gesagt hat, nein, Sie bleiben bei mir, und meistens hat er es ja dann auch mit einigen zuckersüßen Worten, also dann dazu, dann noch ein bisschen dazu beigetragen, dass Keitel dann seinen Abschiedsgesuch dann wieder zurückgenommen hat. Nicht? Ora avrebbe preso parte fino alla fine alla disfatta del Reich. Gli restava soltanto la fede cieca in Hitler, senza altri scrupoli e opinioni personali. Dann gab es am Lagertisch von Hitler eine Auseinandersetzung und das kriegte Keitel da hinten, also weiter weg, im selben Raum, aber weiter weg, irgendwie mit und sagte dann von hinten, und ich habe es eben selber gehört und gesehen, sagte, ohne überhaupt zu wissen, worum es geht, jawohl, Sie haben ganz recht, mein Führer, ich höre ihn noch. Accettò ogni cosa dal suo maestro, persino la guerra totale. Era perfettamente a conoscenza delle nefandezze che avvenivano nel Reich, come le azioni criminali dell'Einsatzgruppen di Himmler. E la sorte dei soldati al fronte? E lo sterminio degli ebrei? Es wird immer angenommen, dass wir Soldaten hätten wissen müssen von den Verbrechen, die im rückwärtigen Gebiet passieren. Ich bin ein gläubiger Mensch und ich kann nur sagen, bei meinem Eid vor Gott, ich habe es nicht gewusst. Ich habe die Kenntnis von den Dingen erst im Gefangenenlager bekommen. Sapevano ogni cosa? Ignoravano tutto? Non volevano sapere? L'Einsatzgruppen dipese dall'assistenza della Wehrmacht. Wenn die um Hilfeleistung suchten, dann musste dem zur Folge leisten. Dadurch sind eben auch hier und dort Armeetruppenteile, Sicherungstruppenteile mit auch einbezogen worden in solche Dinge. Progetti, doveri speciali, assegnazioni. Ecco i sinonimi ufficiosi per il termine massacro. Da wurden Freiwillige zum MG-Einschießen gesucht und da meldete sich niemand, weil man ein unbehagliches Gefühl hatte, MG-Einschießen bei einer anderen Einheit, das war nicht glaubwürdig. Einer hat sich gemeldet, der zurückkam und viel Alkohol mitbrachte und erzählte, es wären Gefangene erschossen. Le esecuzioni di civili, partigiani, ostaggi, filmati da un soldato tedesco in Serbia.
Wie fühlen Sie sich da? Da fühlen Sie sich nicht als Soldat, sondern als Mörder. Ich habe mich als Mörder mit gefühlt. Ich habe gesagt, wie kann man bloß unschuldige Menschen über den Haufen schießen, die gar nichts damit zu tun haben. Und da habe ich dann gesehen, wie die ihr eigenes Loch, die mussten eigenes Loch erstmal graben, dann wurden sie da hingestellt und wurden erschossen. Und ich sollte auch schießen. Ne? Da habe ich daneben geschossen. Mit Mutwillen habe ich daneben geschossen. Non tutti ebbero il coraggio di disubbidire. Queste immagini non furono mai proiettate nel bunker di Hitler. Questi assassini pantofolai si tennero a distanza dalle azioni che ordinavano. È il diritto di vita. Ben presto il fanatismo nazionalista conquistò la Germania. Keitel non era ancora un nazista, ma nel luglio del 1933 si incontrò con Hitler. In seguito sua moglie scrisse: «Uscì da quell'incontro come ringiovanito, pieno di energie e di entusiasmo per Hitler. Aveva uno sguardo entusiasta». Keitel era in estasi e decise di mettersi al servizio di Hitler, inizialmente come braccio destro di Blomberg, ministro della difesa. I remember very vividly his telling me one time that when he and his sons in uniform walked down the Kurfürstendamm, the people would turn and stare at them because they made such an impressive such a magnificent impression, because they were typical Prussian officers, and he was very proud. In Prussia, chi non avesse cooperato con le direttive di Hitler sarebbe stato perseguitato. La Wehrmacht cooperò. Keitel mirava a questo. Il motto «Führer comanda e noi eseguiremo» si impose fortemente nell'esercito. Keitel consegnò i soldati, politicamente sospetti, alla Gestapo. Perché vennero consentite simili persecuzioni? Die ja dann nun einsetzende Vergrößerung, Aufrüstung, 36 Divisionen, und das war ja nicht nur das, sondern da war man derartig beschäftigt, dass man also alles, über alle anderen Dinge gar nicht groß nachdachte und groß nachdenken wollte. Das jetzt nicht als Ausrede, sondern also als Tatsache, nicht wahr? Il regime abbagliò la Germania con pane e parate. Le Olimpiadi del 1936, il Festival della Pace, vennero diretti da un guerrafondaio. Keitel organizzò il villaggio olimpico e come ricompensa ottenne il permesso di entrare allo stadio accompagnando Hitler. Poco prima dell'inizio delle Olimpiadi, Hitler disse: «Entro 4 anni la Germania dovrà essere pronta per la guerra». Una donna sostenne la carriera di Keitel, Grete Grun. Nel 1938 il capo di Keitel, Blomberg, volle sposarla. Per il militare di grado più elevato del Reich fu una seconda gioventù. Die Altersliebe, das hat schon andere Leute auch geschmissen, wie den Blomberg. Aber der Blomberg hat ja doch die Idee gehabt, den Staatschef dann zu bitten, weil er schon wusste, wer sie war, dass er als Trauzeuge kommt. Und Hitler sagt, jawohl, da komme ich als Trauzeuger. Und der Reichsmarschall, der soll der zweite Trauzeuge sein. I due uomini più importanti del Terzo Reich amavano partecipare ai matrimoni. Avevano già celebrato, infatti, il matrimonio di Göring. Da un archivio della Buon Costume saltò fuori una vecchia confessione. La neo signora Blomberg aveva posato per delle fotografie pornografiche. Es war untragbar. Die Offiziere haben sich fast geniert, dass sowas passiert ist, nicht? Zumal die eben auch einen sehr schlechten Ruf hatte. Wenn das nun noch was gut bürgerlich oder so gewesen wäre, dann wäre es aber, naja, also mein Gott, wie sich Männer mal verlieben. Prima che lo scandalo divenisse pubblico, il capo della polizia di Berlino, Eldorf, tentò di porvi riparo. Documenti in mano, si recò da Keitel per risolvere il problema tra gentiluomini. Keitel però non riuscì a trovare una soluzione accettabile.
Da war er anscheinend überfordert. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, denn es war kein anderer da, das hätte erledigen können, nur er. Und das wäre keine große Schwierigkeit gewesen. Hitler, invitato speciale al matrimonio, venuto a sapere dello scandalo, approfittò immediatamente della situazione. Blomberg doveva andarsene e con lui i generali ai suoi ordini. Hitler perciò assunse il controllo diretto della Wehrmacht. Vorgesetzter von mir hat in unserem Casino unter Tränen gesagt, heute hat man uns das Rückgrat gebrochen. Und so haben wir das auch empfunden. Al posto dei militari che vennero congedati, Hitler nominò un altro generale, il capo dell'alto comando della Wehrmacht, Wilhelm Keitel. Ciò che favorì il consenso del dittatore fu il limite dei suoi orizzonti. Keitel hatte ich immer das Gefühl, das ist ein Soldat, der aber von Politik, also mit Politik eigentlich nicht sehr verbunden ist und der also auch von Politik nicht viel wissen will. Non c'era più un ministro della guerra. Keitel avrebbe rivestito quell'incarico. I suoi subalterni però riconobbero che non era all'altezza di svolgere il suo compito. Keitel, hätten wir gesagt, der Ausstrahlung nach könnte er Frühstücksdirektor sein oder vielleicht in einem Museum, Museumsdirektor. Keitel assecondò i voleri di Hitler. Le prime annessioni politiche furono un successo. In Austria il territorio dei Sudeti, poi la Cecoslovacchia. Ma qui non ci fu niente per cui rallegrarsi. Sparatorie e cannonate nelle strade di Praga, il preludio della violenza della guerra imminente. Keitel tenne per sé le perplessità degli altri generali. A ricompensa dei suoi servigi ricevette ad onorem la medaglia d'oro del partito per i membri della vecchia guardia. Ora il lacchè del Führer occupava finalmente un posto in prima fila in occasione del 50° compleanno di Hitler. Fu allestita la più grande parata militare che Berlino avesse mai visto, a copertura di menzogne sempre più infami. Kein Volk kann sich mehr nach Frieden sehnen als das Deutsche. Il 1° settembre 1939 avvenne l'invasione della Polonia. Le tattiche della Wehrmacht furono combinate con i piani elaborati 10 anni prima da Keitel, il discepolo di Hitler. I carri armati avrebbero affrontato la cavalleria della Prima Guerra Mondiale. Keitel, a conoscenza delle inadeguatezze delle sue armi, temeva un combattimento su due fronti. La vittoria della Guerra Lampo, però, lo rassicurò. Mancava soltanto la dichiarazione ufficiale di guerra. Keitel sedeva alla sua scrivania progettando il futuro della Germania. Hitler dava gli ordini, Keitel li eseguiva. Le aree occupate sarebbero state ripulite dai sabotatori e dagli ebrei, in modo spietato. Dietro le linee cominciarono gli omicidi delle squadre speciali delle SS, le Einsatzgruppen. I soldati della Wehrmacht arrivavano al loro seguito. Ein Hauptmann, also ein deutscher Offizier, der sagt, ach, das sind die Juden, die müssen weg. Und einer von den Lanzern, der hat die gewiesen, ja, die sollen da zur Tür herausgehen. Nein, das sei noch genug, sagte der Hauptmann. Nahm irgendein Stock, den er zufällig da bei einem Lanzer entdeckt hatte, und drasch aus Leibeskräften auf die Frau rein. Leuchtenden Auges und in ausgezeichneter Disziplin ziehen unsere Soldaten an ihrem obersten Befehlshaber vorüber. Man sieht diesen Männern nicht an, dass sie direkt aus dem Kampf kommen, dass sie ungeheure Gewaltmärsche und schwerste Strapazen hinter sich haben. Si doveva tacere su quanto accadeva nelle retrovie o su quanto si sapesse dei reali scopi del Führer. Sicherlich hat es Gerüchte gegeben und der eine oder andere hat irgendwas gesehen oder gehört. Aber wir hatten ja mit der Front zu tun. Wir konnten nun nicht also jetzt da versuchen, hinten auf Sachen zu achten, die
die da vorgingen. In pochi osarono porre domande dirette, vedendo la velocità con la quale la Wehrmacht aveva conquistato mezza Europa. La guerra lampo, una rapida vittoria anche in Francia. Keitel celebrò Hitler come un geniale stratega di guerra, proprio come tutti gli altri gerarchi. In der Abgeschlossenheit seines Hauptquartiers verfolgt der Führer jede Bewegung seiner Truppen. Fu istituito il culto della personalità di Hitler. Keitel stilò il primo rapporto della Wehrmacht. Die Initiative dieser gigantischen Operationen liegt ausschließlich in der Hand des Führers. Il discepolo si mise in buona luce. An seiner Seite Generaloberst Keitel und Generalmajor Jodl. Keitel assaporò la gloria della vittoria, ma lui era veramente a capo dell'alto comando della Wehrmacht? Eigentlich nicht, denn wurde auch von Hitler eigentlich nur auf administrative, allenfalls Rüstungsfragen angesprochen, während alle strategischen Fragen, die das Oberkommando der Wehrmacht betrafen, von Jodl beantwortet und auch bearbeitet wurden. Lo stratega della Wehrmacht di Hitler, Alfred Jodl, sapeva che i suoi superiori erano dilettanti, ma raramente espresse la propria opinione. Jodl war viel zu loyal. Er fühlte sich nun mit Keitel sozusagen in einem Boot sitzend, mitten auf der Flut. Und da sollten die nur ein Beispiel auch der Kameradschaft geben. I camerati organizzarono uno spettacolo per la vittoria sulla Francia, che si svolse proprio dove un tempo la Germania dovette firmare l'armistizio. Hitler fece solo una piccola apparizione. A Keitel venne permesso di rappresentare il comandante supremo del Reich, festeggiando la rivincita del 1918. Am 3. September 1939 haben England und Frankreich wieder ohne jeden Grund an Deutschland den Krieg erklärt. Nun ist die Entscheidung der Waffen gefallen. Questa costituì una notevole distorsione dei fatti. Ma il generale discepolo di Hitler fu nominato Feldmaresciallo. Feldmaresciallo war mir ein bisschen zu viel für ihn, nicht? Generaloberst war schon sehr schön. Il nuovo grado avvicinò ulteriormente il discepolo al maestro, al punto che poteva stargli al fianco ogni giorno. Keitel coniò l'espressione il più grande comandante di tutti i tempi. Die wurde natürlich lächerlich gemacht. Also wir haben dann immer vom Gröfatz gesprochen und das strategische Genie hat sich ja dann, Hitlers hat sich ja dann in den Weiten Russlands auch sehr schnell verflüchtigt. Hitler cercò nuovo spazio vitale all'est nelle distese della Russia. Dichiarò guerra contro l'Unione Sovietica, nonostante molti generali lo avessero cautamente avvertito di non farlo. Keitel all'inizio ebbe alcuni dubbi, che riportò in un memorandum. Si ricordò dell'impresa di Napoleone, ma continuò ad obbedire, sebbene conoscesse i reali obiettivi di Hitler. Una guerra destinata a infrangere ogni regola, ogni moralità, ogni legge internazionale. La sua guerra razziale, una guerra d'annientamento totale. Keitel riportò a l'Obersalzberg, l'alto comando militare, sotto forma di ordini, le idee maniacali di Hitler. Il discepolo così divenne un criminale di guerra senza scrupoli. Il decreto giurisdizionale fu ordinato da Hitler e firmato da Keitel. I soldati tedeschi che avessero depredato o assassinato in Russia non sarebbero stati perseguiti legalmente, avevano carta bianca. Con questo tipo di arma in tasca, la Wehrmacht lanciò l'offensiva per la conquista della Russia. Patriottiche canzoni servivano a risvegliare l'entusiasmo e la fiducia nella vittoria della Germania. I canti servivano anche a distrarre dal reale scopo dell'aggressione militare. Non volevano liberare, ma annientare i russi. Le prime vittime furono i commissari del popolo dell'esercito russo. Il decreto sui commissari fu redatto da Hitler e firmato da Keitel. I commissari del popolo catturati in combattimento, come quelli che oppongono resistenza,
saranno fatti fuori immediatamente con qualunque arma. Ich glaube, dass außerordentlich viele, vor allen Dingen von den hohen Truppenführern wohl alle, den Befehl gekannt haben. Und dieser Befehl war ein kleiner Mordbefehl. Da gibt es kein anderes Wort dafür. Keitel sapeva che qualcuno si faceva scrupoli a eseguire gli ordini nella Wehrmacht. Il decreto sui commissari venne consegnato in maniera informale. Molti ne approfittarono per non eseguirlo. Und eines schönen Tages werde ich angerufen von dem Chef des Stabes und sagte: Kiewaczek, wir gehen. La Germania accettò la resa della Francia. Fu il più grande trionfo di Hitler. E anche l'ultimo. Alla firma di questo trattato, i soldati tedeschi furono autorizzati a commettere ogni crimine per assecondare l'idea fissa di Hitler, creare uno spazio vitale verso est. La firma della resa della Germania pose invece fine all'incubo nel quale era caduto il paese e il mondo. Il generale Keitel alla fine dichiarò di essere stato un soldato che eseguiva soltanto degli ordini. Er war eine durchaus imponierende Erscheinung, kerzengerade, groß, ernst, gut aussehend und rein äußerlich war er wirklich, also der wirklich ein preußischer General. Il generale Wilhelm Keitel fu a capo dell'alto comando della Wehrmacht. Prese parte a una guerra criminale nella quale obbedì a un folle. Avrebbe potuto accorgersi della sottile differenza che intercorre tra ordini leciti e immoralità? Der Keitel, der war ein braver Lakai seines Herrn und hieß ja auch so, er hieß Lakaitel. Wir nannten ihn nur so, der Lakaitel. Es ist tragisch, einsehen zu müssen, dass das Beste, was ich als Soldat zu geben hatte, Gehorsam und Treue für nicht erkennbare Absichten ausgenutzt wurde. Keitel was the yes man. He worshipped Hitler in every way. He considered Hitler a military genius. He never disagreed with Hitler in any way. Wilhelm Keitel intraprese la carriera militare in Germania. Prestò il suo primo giuramento al Kaiser, convinto che il mondo dovesse seguire l'esempio degli ufficiali tedeschi che non facevano mai domande. Soldati ubbidienti, proprio come Keitel. Als Sekretärin hat man ja so ein bisschen ein Gespür dafür, wofür sich ein Chef noch interessiert. Also sagen wir mal über für Musik oder für Religion oder für Philosophie oder für Architektur. Also nein, man hatte das Gefühl, er ist wirklich nur Soldat. Quest'uomo fece tanta strada. Durante la Prima Guerra Mondiale, Keitel fu il più giovane generale di brigata dell'esercito, un abile burocrate lontano dal fronte. Non pensò mai che la guerra potesse essere persa. Keitel pensò che la rivoluzione del 1919 non fosse stata causata dalla sconfitta, ma che fosse la causa di una pugnalata alle spalle. Così scrisse alla moglie: «Grazie a Dio siamo ancora abbastanza giovani per ricostruire ciò che in pochi giorni è stato distrutto da un'insensata stupidità». In attesa che i tempi maturassero, rilevò la fattoria dei genitori ai piedi delle montagne di Harz. Ma la sua famiglia non lo seguì in quell'impresa.
er wäre gerne Landwirt geworden. Aber als sein Vater starb, dann tauchte die Frage auf, ob er jetzt das Gut übernehmen sollte. Aber das scheiterte an der an den Frauen, denn seine Mutter war noch da, seine Schwester auch noch da. Das wäre nicht gut gegangen, das hat darauf verzichtet. Sua moglie però non voleva essere la sposa di un contadino. Berlino divenne la capitale della Repubblica di Weimar. Il Trattato di Versailles limitò il numero complessivo dei soldati dell'esercito a 100.000 unità. Ben presto ci riscatteremo, pensò Keitel. Al ministero del Reichswehr, Keitel lavorò duramente nel tentativo di aumentare segretamente le dimensioni dell'esercito. L'esercito aveva il divieto di addestrarsi con armi pesanti, quindi utilizzò armi di legno e cartone. Il militare pianificò nell'ombra il nuovo conflitto, rivedendo i confini orientali della Germania, questa volta con armi vere e 100 divisioni. Aveva però bisogno di collaboratori per il suo piano segreto. Keitel kam 1929 ins Truppenamt und wurde dort Leiter der Organisationsabteilung für 3,5 Jahre und wurde damit zu einer Schlüsselfigur der gesamten Wiederaufrüstung. Keitel progettava un nuovo futuro, mentre altri rimurginavano sui giorni di gloria passati, anche se era un ufficiale qualunque. Reizend, nett, sehr liebenswürdig, sehr korrekt. Und ein blonder Germane, bei dem man, der eine irgendwie, ich möchte beinahe sagen, sonnige Ausstrahlung hatte. Ob es ihm immer so zumute war, weiß ich nicht, aber so schien es. Questa fotografia immortala un momento di una carriera che sarebbe potuta finire diversamente. Gli ufficiali non apprezzavano la Repubblica di Weimar. Il Kaiser veniva ancora onorato e omaggiato dagli ufficiali. Keitel e i suoi camerati aspettavano l'uomo che trasformasse i loro sogni in realtà. Hitler era l'uomo giusto? Il caporale in calzone alla zuava sarebbe stato una guida attendibile? Quest'uomo si dimostrò un valido compagno. L'esercito russo di Stalin e il Reichswehr testarono i nuovi carri armati insieme e in segreto. Durante un viaggio ufficiale in Russia, Keitel disse con entusiasmo: «Il sistema comunista è una specie di fanatismo religioso. Solo chi lavora ha...» Lo stesso Keitel non assistette mai ad alcuna fucilazione. Maestro e discepolo si servirono di giovanissima carne da macello per mettere in pratica, ancora una volta, i geniali piani del più grande comandante di tutti i tempi. Die gute Führung erkennen Sie daran an der Höhe der Verluste. Nicht ein Sinn und Absicht der guten Führung vorne an der Front ist immer, etwas zu machen mit voraussichtlich so geringen Verlusten wie möglich. Das war ihm ganz egal. Nelle retrovie si verificarono le maggiori perdite. La guerra contro i partigiani fu brutale ed amara per tutti. Keitel pretese una durezza spietata perfino contro donne e bambini. Se i partigiani fuggivano alla cattura, si doveva comunque terrorizzare la popolazione locale. Interi villaggi vennero dati alle fiamme. Furono persino girati dei film in cui si mostravano le atrocità dell'esercito rivolte agli inermi. Vennero colpiti civili, favorendo così la causa dei partigiani. Hitler esigeva ancora più durezza. Per ogni soldato tedesco ucciso sarebbero stati uccisi 100 ostaggi. Keitel obbedì agli ordini, senza il benché minimo scrupolo.
La guerra si accanì nel 1944 contro le città tedesche. Un temporale di fuoco colpì indistintamente soldati e civili. Il fronte occidentale soccombeva davanti agli alleati. La Germania doveva combattere una guerra su due fronti. Sul fronte orientale un'intera armata venne fatta prigioniera. Perché continuare a combattere? Keitel sapeva da molto tempo che sarebbe stato impossibile vincere, ma come altri camerati sperava che l'assalto del nemico prima o poi finisse. Du lässt recht die Parole über Gräber vorwärts. Il pianto di guerra di Hitler era costituito dal sangue dei soldati morti per i suoi piani. Man wehrte sich gegen die Vorstellung, den Krieg zu verlieren bis zuletzt. Wir wurden ja mit einer Propagandawalze überrollt, Sieg oder bolschewistisches Chaos, der man kaum widerstehen konnte. Man war also zum Schluss in einer Auffassung, wo man sagte, entweder siegen wir oder wir gehen unter. In pochi scelsero una soluzione alternativa. Il 20 luglio 1944 il colonnello Stauffenberg volò fino alla sede centrale dove si trovava il Führer. Nella sua valigetta era contenuta una bomba per uccidere Hitler. Per eludere la sicurezza, l'assassino aveva bisogno di un aiutante che agisse nell'ombra. Stauffenberg ging in Begleitung von Keitel und bei uns bestand die Vorschrift, alle Personen, die in Begleitung von Keitel kamen und wollten in den Sperrkreis eintreten, brauchten wir nicht zu kontrollieren. Il tentato omicidio andò a vuoto. Keitel abbracciò Hitler balbettando «Mein Führer, lei è vivo». Hitler considerò la sua salvezza un segno della provvidenza e giurò vendetta ai suoi nemici. Ein ganz kleiner Klügel verbrecherische Elemente, die jetzt unbarmherzig aufgerottet werden. La polizia era un altro lavoro che competeva a Keitel. Il suo tribunale, l'Erenhof, espulse i cospiratori dalla Wehrmacht, così che potessero essere condannati dal Tribunale del Popolo e quindi impiccati. I Mitglieder des Ehrenhofes waren äußerst willige Vollstrecker Hitlers und haben, und das nehme ich ihnen eigentlich übel, auch Leute geopfert, wo es nicht unbedingt notwendig gewesen wäre. Furono sacrificate le vittime più fragili, le ultime riserve, vecchi uomini che avevano già rischiato la vita nel corso della Prima Guerra Mondiale, ma anche donne e bambini. Keitel era al comando di questo tipo di armata e pretendeva una ferrea disciplina. Chiunque si fosse sottratto alle fasi finali del conflitto sarebbe stato giustiziato. Il discepolo di Hitler offrì una generosa taglia di 500 marchi per la cattura di ogni disertore. Un filmato documenta l'avanzata dell'esercito americano che incontra un soldato tedesco impiccato dai suoi stessi camerati. Uno dei 25.000 soldati uccisi per volere di Keitel. I complici di Hitler erano senza scrupoli e durante le riunioni quotidiane avevano bisogno di credere ardentemente nei loro auspici. Quando finalmente qualcuno ebbe il coraggio di dire la verità, la follia dettava ormai legge. 8.000 aeroplani sovietici sono pronti a levarsi in volo contemporaneamente, riferì Guderian, il capo del personale. Da unterbrach ihn der Reichsmarschall, also Göring, und sagte, mein Führer, glauben Sie doch das nicht, das sind doch alles nur Attrappen, so viele Flieger haben die Russen gar nicht. Und Keitel schlug also mit der Faust auf die Karte und sagte, also wirklich wieder besseres Wissen, mein Führer, der Reichsmarschall hat recht. Resoconto dell'attacco, obiettivo Berlino. La guerra tornò a colpire il luogo in cui precedentemente se n'era perso il controllo. Le ultime immagini dei cinegiornali ritraggono un uomo ammalato che tenta di fare appello all'eroismo del suo paese. Nel bunker del Führer, sotto la cancelleria del Reich, il buon senso era del tutto esaurito. Tutto era ormai perduto. Alla Wehrmacht rimaneva solo l'asso nella manica, il Tabun, 12.000 tonnellate di micidiale gas nervino.
Molte di queste tonnellate di gas giacciono ancora oggi sul fondo del Baltico. Goebbels esortò a impiegarlo, ora o mai più. Keitel ordinò che i container di gas venissero portati nel cuore del Reich, pur sapendo che il micidiale carico sarebbe potuto essere facile bersaglio in qualunque momento dei piloti